stanno arrivando. La storia di Abano Terme è una delle tante che vediamo, che è sicuramente aggravata dal fatto che vengono mandate queste persone in zone altamente turistiche, creando un problema ulteriore a quello che c'è quando vengono mandate normalmente nelle altre città, legato anche al turismo, per cui la preoccupazione ovviamente dei cittadini aumenta ancora di più. Fra le preoccupazioni ce n'è una che spesso magari viene meno descritta anche dalle televisioni e dai giornali, che è quella legata alla questione sanitaria. Noi a Bologna, come in altri posti dove ci sono gli hub, arrivano direttamente le persone che sbarcano e arrivano senza aver avuto delle visite mediche. Le visite mediche poi che vengono fatte nelle città dove arrivano, almeno le prime, sono molto, diciamo, leggere, fatte velocemente. Non è colpa degli infermieri e dei medici, ma è un fatto numerico. Sono pochi quelli che devono vedere tantissime persone, per cui spesso gli viene solamente chiesto: ma hai delle ferite addosso, hai delle macchie, come stai? E si limitano a questo. Poi queste persone però fuggono, perché molte fuggono, questa è una cosa che bisogna dire, di quelli che arrivano negli hub, sì, la metà quasi fugge sul territorio. Però...